Direi che nasce tutto dal fatto che vorrei cercare di non mettere più dei limiti alla produzione, quindi la sfida è riuscire a trovare il modo di produrre 20 tonnellate di granella secca, 20 tonnellate di saccarosio e 10 tonnellate di grano, possibilmente tutti gli anni, indipendentemente dall'andamento stagionale. La cosa che quindi viene a mancare nei miei terreni è la sostanza organica. La soluzione per chi non ha la stalla è la cover crops. La cover crops in questi anni credo mi abbia dato un bel vantaggio a livello sia di struttura del terreno che anche produttivo. Quindi introduco le cover crops in maniera stabile 3 anni fa per cercare di aumentare la sostanza organica e la struttura del terreno. I risultati visivi sulle colture in quest'anno sono evidenti, visto che la stagione è particolarmente difficile da affrontare, eccessiva pioggia e freddo nel periodo di maggio e troppo caldo nel periodo di giugno. Qui vedete il mais, tra l'altro questo è irrigato a manichetta e quindi è anche fertirrigato, e dall'altra parte invece abbiamo un mais della stessa varietà, però con irrigazione e concimazione tradizionale. La differenza si vede chiaramente. Questa che vedete è soia seminata dopo cover crops. Questo in questo caso è un miscuglio fatto di crucifere e di leguminose che riescono a catturare molto bene tutto l'azoto che il terreno, che la coltura non riesce ad utilizzare e che quindi non viene dilavato. L'effetto quest'anno è particolarmente evidente, la soia, pur essendo stata seminata a fine maggio, si presenta molto sviluppata e di un colore particolarmente intenso. Sintomo che il terreno è molto soffice, la pianta non ha avuto difficoltà ad approfondire le radici e trova una condizione ideale per lo sviluppo. Come dicevamo prima, la struttura del terreno è fantastica. Dopo cover crops, gli effetti sulla struttura del terreno sono estremamente evidenti. E i risultati produttivi ovviamente si vedranno, però con una coltura così ben impostata a metà luglio direi che mi aspetto degli ottimi risultati. Ecco, qui come potete vedere c'è una pianta che ho tolto e si presenta con molti fiori, molte ramificazioni e uno stelo particolarmente robusto. Non c'è presenza di ragno perché è una pianta che è molto vigorosa e più difficilmente attaccabile da parte del ragno, che preferisce le piante in stress ed in difficoltà. Quindi già anche solo questo può essere un grande vantaggio, perché se mi aiuta a contenere l'attacco del ragno e mi risparmia i trattamenti antiparassitari, già questo può essere un vantaggio anche economico. Vorrei dire anche la grandissima utilità dal punto di vista ambientale che ricoprono le cover crops, perché lasciando il terreno coperto durante tutto l'inverno hanno la possibilità di sequestrare grosse quantità di anidride carbonica e con i cambiamenti climatici che ci sono in atto in questo momento mi sembra una cosa utile che anche noi agricoltori facciamo la nostra parte e aiutando il pianeta a ritornare o quantomeno a ridurre la presenza di anidride carbonica che le attività umane producono ed emettono in atmosfera. Il punto è la mia esperienza che può essere estesa a qualsiasi agricoltore che abbia voglia di sfide, che abbia voglia di crescere, che abbia voglia di aumentare le proprie conoscenze. Questa delle cover crops è una cosa che a me ha appassionato molto, io ci ho messo tanta passione, tanta voglia e spero che le persone e gli agricoltori decidano di introdurre questo sistema. La cosa bella anche che voglio fare è quella di condividere con tutti la mia esperienza, perché è dalla condivisione che si può crescere.
il progetto Agri Manager appunto nasce anche su questo aspetto, il fatto di condividere assieme ad altri delle esperienze particolari che possono far crescere tutti. E questa è la cosa più bella. Se noi agricoltori imparassimo a condividere le nostre esperienze, le nostre conoscenze, potremmo riuscire a crescere tutti come settore, invece di tenersi ognuno per sé le scoperte, le innovazioni che vengono introdotte in azienda.